cosa e funziona. Dovete dare una bella ripulita. Questo posto è un porcine. E chi ci costringerà? Tu? Ok, mi limiterò a qualche slogan. Bevete limonata! Caldo, caldo, caldo! Ti ho preso. Se riesco a far funzionare quest'occhio di sterminatore, avremo il miglior sistema di intrattenimento di tutti i tempi. Servirà per giocare, scaricare film e servire il burro. Sarà un vero sballo! Ehi, che ideona! Burro? E questo dove l'ho preso? La mia memoria, confusione! E questo dove l'ho preso? Crash, mi servono dei pezzi per far funzionare questo coso. Ecco la lista. Vai a casa mia e prendi il capacitron. Siete stanchi di avere sempre troppi gadget tra i piedi? Deve esserci una soluzione più semplice. E ora c'è! Signori e signori mutanti, ho il piacere di presentarvi l'NVU! Potrete aprire qualsiasi file, parlare con i vostri disgustosi amici, guardare i film pay per view e affettare le patate! Che schifezza! E non c'è dietro nessun imbroglio. Cosa ve ne pare, amici? Nessuno vi fa credito? Avete abitudini disgustose? Indossate il dispositivo e via! Sì, grazie all'NVU ora ho più tempo per i miei hobby come la falconeria e i formaggi classici. Grazie ancora per avermi donato questa beatitudine tecnologica. Ma un attimo, rivoltante plebaglia, c'è dell'altro! Solo che ora non mi viene in mente. Quanto pensate che costi questa meraviglia della tecnologia? Avanti, provate a indovinare. 300.001 dineros? 20 elevato alla radice quadrata di se stesso, o anche di più. Chiedo scusa, signore, la mia scheda deve essere difettosa perché... non c'è scritto niente! È con grande piacere che vi annuncio che questo splendido prodotto arriverà in tutte le case dell'isola Wumpa gratuitamente! Dai creatori del cucchiaio elettrico e di Non posso credere che non sia Tolstoi, chiamate e riceverete in omaggio un flacone di barba spray! Hai un problema? Ricoprilo di barba! Fissate le lucine in movimento, fissatele e sognate! Ordinate oggi stesso il vostro NV, disponibile ovunque tranne che in Arkansas. È fortissimo! Sto mandando un SMS a Crunch! Un SMS? Da Coco! Ora le rispondo. Io credo che tu non gli piaccia, Crash. Ad essere onesti, non capisco tutto questo interesse. Ehi, ehi, adesso ricevo 400 SMS al minuto dai predicatori televisivi. Ho dimenticato cosa volevo dire. Ora ricordo. Uccidete i Bandicoot! Sforacchiateli senza pietà! Avanti, gente! Abbiamo visite! Non posso, guardo le scimmie. Guarda quella! Oh, dritto in bocca! Mi sa che siamo rimasti io e te, Crash. Che ci fai qui? Vattene dal mio posto speciale! Guarda che disordine! E ho la barba lunga! Non stavo certo aspettando delle visite! Engine! Che ci fai tu piuttosto? Il dottor Cortex è scappato e mi ha lasciato qui! Ma io ho un cervello! Ho delle aspirazioni! Non permetterò che mi signori! È un po' che osservo te e la tua deliziosa sorella! Deliziosa? Preziosa! Volevo dire preziosa! La mangerò! Studiare i Bandicoot! Raccogliere informazioni! Ma stai scherzando! E quando Cortex trionferà, io avrò la mia ricompensa! Onore e gloria! E decine di regali, come a Natale! E io
Engine! Diventerò re dell'isola Wumpa! Sarò come Serpentor! Oh, sei fuori del tutto! Colpiscilo la gola! Non la gola! Mi serve per inghiottire! Guardie! Non possiamo continuare a incontrarci così! No! Ferma! Non toccarmi! Sono troppo carino per essere preso a pugni! È un anno che vi studio, tutto solo! Con questi idioti di ratti! Questo non è carino, boss! Zitta, Tina! Dovrei colpirti col mio missile! Te lo dico una volta sola, Engine! Via dalla nostra isola! Mi dispiace, ma al momento non posso rispondere al telefono! Lasciate un messaggio dopo il bip! Vado, vado! Ci stavo provando! Vediamo cosa stanno combinando Crunch e Coco. Scommetto che sono ancora tutti presi da quelle stupide cuffie. Ma è incredicoloso! Ricevo le previsioni del tempo! Forte! E io sto partecipando ad un simposio sugli effetti degli ippopotami affamati sui bambini. Sarà normale? Ma sarà una funzione, non preoccuparti. Mi sento buffo, e non nel senso buono. Mettete in ordine! Sei di nuovo normale! L'NV ti ha imbottito di aura negativa! Percepivo in te l'influenza di mio fratello! Oh, ma era così divertente! Sei sicuro che fosse una cosa brutta? Oh, sì! Mancavano solo le corna! Oh, accidenti! Che rabbia! La cosa più divertente del mondo è cattiva! Crunch è ancora sotto il controllo dell'NV! Dobbiamo scoprire dove sta andando! Rilassatevi, ragazzi, ho un piano. Userò l'occhio per violare la rete dei cattivi. Un attimo, ho trovato qualcosa. C'è un video nel blog di Cortex. Cortex ha un blog? Certo, va di moda tra i ragazzi. Beh, andava di moda 2 anni fa. Davvero? Non l'ho mai saputo. Sorpresa. Guardate questo. C'era un pezzo di lattuga nel water. Ma chi è che mangia un panino mentre fa la pipì? Davvero, eh? Comunque, scagnozzi, rieccomi a voi rinato, rinnovato, restituito al male. E mi sono riconciliato con un vecchio collega. Ecco a voi, Nitrous Brio! Sì, sono io, Embrio. Perché sono un tipo brioso. Senza dubbio mi ricorderete come il creatore del raggio Evolvo. È stato lui? Pensavo l'avesse creato Cortex. Certo che sono stato io. Io ho inventato il raggio Evolvo e le tecniche di mutazione genetica che quel traditore di Cortex usa ancora oggi. Io ero nel primo gioco! Il mio adorato mutagene. Sono felice di essere di nuovo qui. Già. Yeah. È da un pezzo che non facciamo qualche bella cattiveria. Oh, ne ho parecchie di cattiverie in mente. E ora vi presento... l'NV! È fantastico! L'ho progettato io e ne voglio 4! Con questo posso creare mutanti ancora più potenti! È interamente sotto il mio controllo! Guarda! 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 È forte questa roba, eh? Sta a vedere. Cortex, che significa tutto questo? Lasciami andare subito! Una volta io guidavo questa operazione. Ed è ora che ne riprenda le redini. Sì, dacci dentro, dottor Cortex. Carta, sasso e forbici. Carta, batte, sasso. La carta non ferma i sassi. Questo non ha senso! Distruggerò per questo Cortex. Di addio alla tua vita. Oh cielo!
quando si dice un personaggio privo di spessore. Sì, quella battuta l'ho scritta io. Guarda, niente di personale. Ho solo bisogno di una fonte di aura cattiva per alimentare l'NV. E sei tu! Embrio, devi tenere occupati i Bandicoot. Usa il nostro piano segreto. Già, è tanto segreto che non è ancora stato inventato. Ma aspetta, Cortex. Come metteremo questi dispositivi in testa ai mutanti? Oh, ma questo è facile. Glieli daremo. La mia milza. Ragazzi, ragazze e specie di sesso indeterminato, benvenuti alla scuola pubblica del male. Qui alla scuola pubblica del male imparerete i principi base di malvagità che governano la società, come la scienza folle, la matematica folle, la ginnastica e la tortura. Qui da noi gli allievi imparano il valore della socializzazione malvagia. Ehi, guardate, c'è una nuova allieva! Benvenuto alla nuova studentessa! Sì, la sua vita è veramente a pezzi! Su, indicatele, ridete di lei! Pensi di avere la stoffa per entrare nella scuola pubblica del male? Beh, scordatelo! Le classi sono piene, noi odiamo i nuovi! Crash? Ma che ci fai qui? Lasciami stare! Io ti odio! Mi hai rovinato la vita! Oh, allora... come ti va? Come mi va? Frequento la scuola pubblica del male! Oh, ero la reginetta della scuola privata di Madame Amberley... E adesso mi ritrovo con la feccia della società. È tutto per colpa vostra. Comunque, ci serve il tuo aiuto. Cosa? Tuo zio sta usando un nuovo tipo di aura cattiva per controllare i mutanti. E adesso ha preso Crunch. Dobbiamo trovarlo e aiutarlo. E avete bisogno di me? Ma che bellezza. E quando uscite non sbattete la porta. Ti prego, Nina. Faremo di tutto. Di tutto? Davvero? Bah, sì. Baciatevi. Cosa? Sì, baciatevi. Proprio ora. Questo mi divertirà. Falliti. Ok, ho un progetto da finire per la mostra di scienza malvagia e voi due piccioncini potete aiutarmi. Salve, mie insignificanti creature. Ammirate la gloriosa storia dei dispositivi del male che modestamente io ho inventato. Col tempo i disgustosi eroi di questo mondo, mondo che io ho inventato, io, non Cortex, leggete la Bibbia, è mia. Questi pigri eroi Bandicoot lasciano marcire questi meravigliosi giocattoli dove capita. Ma il dottor Cortex, che si vanta di aver inventato tante cose, quel bugiardo... mi ha detto, presto, costruiscimi una testa spaziale e dispositivi NV. E così io ho inventato il riciclaggio! Ricordate la frase brevettata da Embrio? Riutilizzare, riciclare, vendicarsi! Ho inventato io le molle giocattolo! Lasciatele stare, sono mie! Davanti a voi si estende un oceano di sogni infranti, miei sogni. Ma in questo oceano il dottor Cortex mi ha chiesto di arpionare la balena bianca del male. Il riciclaggio distruggerà il mondo e io, in quanto inventore, sarò nei crediti! Guardate, il gioco dei chiodini non l'ho inventato io, non è cattivo. Che ci fa qui in mezzo a tutti gli altri? Proprio così, piccoli sciocchini! Con il riciclaggio malvagio ho tutto ciò che mi serve per costruire e distribuire gli NV! Ma guarda, ci deve essere una mia foto migliore. E
entra nel mio programma di riciclaggio, Crash! Il programma di riciclaggio fatale! Niente male, molto maschio. Crash, sta lontano, amico. Non riesco a controllarmi. Togliti immediatamente quell'affare. Tu non capisci. È fantastico. Scimmie. Sì, combatti contro il tuo amichetto. Fammi vedere chi ha inventato cosa. Colpiscilo con la tua manona virile. Obbedisco. Mangiate più verdura. Smettila, è mio. Schiaccialo come una mosca! Ehi, sto alla grande! Via la scimmia! Grazie, amico! Sul serio, sto benissimo! No, basta! Per favore! Ehi, davvero, sto molto meglio! Non sforzate la schiena! Non pensavo che ci saremmo rivisti! Beh, avevi torto, io avevo ragione! Da vendere, come sempre! Perché il mondo non capisce? Abbiamo riserve illimitate di aura cattiva per alimentare gli NV! Aura cattiva? E come te la procuri? Ti conviene parlare, mister? Crash vuole bene a Crunch e guarda che gli sta facendo! Adesso siamo io e Cortex a comandare, stupido! E la tua isola è controllata da un dispositivo che io... Che tu hai inventato, sì, com'è. Andiamo, Crash. Pare che mio fratello sia coinvolto in questo pasticcio. Tu va a casa, Crunch. Sì, ho il cervello fuso. Mi stenderò un po'. Nonna. E tu, via di qui. Non sei il benvenuto. Vieni, Crash. Andiamo a cercare mio fratello. Questa non è la fine. La fine l'ho inventata io. Perché nessuno mi prende sul serio? Finalmente risponde. Era ora. Ho di meglio da fare io. Grazie per avermelo chiesto. Mi sento bene. Tutta questa malvagità mi si addice. Come va la nostra piccola fonte di aura? Oh. Cortex, miserabile traditore. Avrò la mia vendetta. Ah, che meraviglia. Ha un aspetto magnifico. Prosperoso, direi. Non sai quanto mi ero stufato di quel tizio. Mi pareva di aver sposato mia madre. Non che io abbia mai pensato una cosa del genere, eh? Rubare la mia aura per alimentare gli NV è stato un atto ignobile. Smettila di ingozzarmi di torta. Oh, quello è solo una crudeltà gratuita. Dopo questa non riuscirei più a mangiarne una. Prova a pensarci. Una vita intera senza torte. Tu, mostro. Devo parlare un momento ai miei servi, scusa. Ascoltatemi, Grimly! Crash Bandicoot sta per arrivare. Vediamo di non fare sciocchezze. Trovatelo e distruggetelo. Distruggetelo, capito? Niente trappole mortali o altre sciocchezze. Oh, questo... è preoccupante. E indovinate un po'. Il piccolo Uka laggiù sembra affamato. Ma che schifo, è sporco. Mi vendicherò per questo, Cortex. Sì, vendetta. Non sono io quello attaccato alla mungitrice, piccolo mozzarellino. Arrivederci. Finalmente! Oh, se avessi le mammelle mi farebbero malissimo! Fratello mio, cosa ti hanno fatto? Quel traditore di Cortex ha rubato il mio potere! Ha prosciugato la mia aura cattiva per metterla negli NV che ha spedito in tutto il mondo! In tutto il mondo? Devo ammettere che quel verme schifoso ha avuto una buona idea per una volta. Non pensavo che il suo piano avrebbe previsto la mia
Mungitura? Sì, mungitura! Bello ridere in faccia alla maschera del male, eh? Distruggerò Cortex per questo. E voi due sarete lo strumento della mia vendetta. E perché aiutarti? Sei un cretino! Ricordi il compleanno di mamma? Le hai mandato dei calzini! Chi mai regalerebbe dei calzini a una maschera magica senza piedi? Mi aiuterete perché una volta recuperato il mio potere, vi dirò come raggiungere il covo di Cortex e distruggere finalmente i suoi NV! Va bene, ti ridaremo i tuoi poteri. Dici cosa dobbiamo fare. Le ossa voodoo della mia maschera sono state rubate e date ai peggiori mutanti dell'isola. Riprendetele! Vendicatemi! Userò il mio potere per farvi muovere in fretta. Non come dei deficienti a piedi. E già che ci siete, pulitemi la faccia dalla torta! Salve, Cortex. Non ci posso credere. Di nuovo voi a mettermi i bastoni tra le ruote. Diamine, ma non avete una vita. Trovatevi un hobby. Il ricamo, il giardinaggio. Ora sei solo, Cortex. Solo tu contro Crash. Bene, combatteremo uomo contro mutante. Ti batterò, Crash, con le mie sole mani. No, sta attento, Crash. Il signor 50 kg ti fa la bua. Cosa ridete? Dico sul serio. Farò polpette di voi, Bandicoot. Certo. Crash, dagli una lisciatina che ce ne andiamo. Oh, ve l'ho detto che intendevo imbrogliare. Mi aiuterò con un po' della formula mutagena di Embrio. Sa di vomito alla menta. Con retrogusto di... Non è giusto! Non è giusto! Voglio vincere! È il mio turno! Sono anni che aspetto di vincere! Oh, oh, Crash! Temo che abbia rotto qualcosa! Oh no! Cosa ho fatto? E i miei pantaloni? Tieni forte, Crash! Stiamo precipitando! Sei stato tu! Ma non ho tempo adesso! Mostro disgustoso! Pare impossibile che siamo salvi. Crash, qua giù. Ottimo lavoro. Ehi, questa spazzatura malvagia è finita dappertutto. Guarda che non puliamo. Ah, lo so, Coco, lo so.